fare per cambiare? Viaggio, cambio lavoro, chiamo la mamma, mi metto a faccio ragionamenti filosofici, però di solito però la cambio, no? Ci vuole coraggio. Però abbiamo immaginato che quest'uomo si chiude veramente nella sua stanza, spegne il cellulare e dice non esco da questa stanza se non capisco come a cambiare tutto. E ci si fa un po' di ragionamento. Uno di questi ragionamenti che io vi regalo, anzi si una focaccina, si intitola La Posta. Prima di riaprire lo sportello, l'ho fatta apposta a chiuderlo in macchina. La mosca è uscita 400 km più lontano da casa sua. Chissà dove adesso. Bisognerebbe dire io parto solo se si può essere nella stessa condizione di quella mosca. Bisogna partire perché capita o perché non c'è altro da fare. Partire, arrivare in un luogo per stare. E questo è il senso del viaggio che voglio fare. Partire per arrivare ad occhi chiusi in un luogo che non abbia indicazioni di ritorno. Così uno un luogo non deve nemmeno scegliere. Ma c'è un problema. E il problema è questo. Io non sono una mosca. E un posto dove andare lo devo scegliere. Un posto che mi allontani dalla